benvenuti o bentornati su Paperless Prinks. Io sono Martina, nel mio canale vi parlo di produttività, organizzazione e creatività, tutto nel magico mondo del digitale. Allora, vlog, oggi vlog perché è sabato 18, scusate se intanto sono vestita a metà, cioè nel senso sopra sono vestita per uscire e sotto ho i pantaloni da casa, vabbè non credo che si noti tantissimo dal video, ma sono pronta per uscire perché sto solo aspettando Franci che adesso a giocare a tennis e quando lui ha fatto la doccia è pronto e tutto, andiamo ai Gigli a prendere il nuovo iPad. Allora, intanto, no vabbè l'avrò già messo nel titolo quindi niente, non vi sto a ridire, a dire di nuovo, aspettate che mi sposto così almeno si vede lo sfondo. Non vi sto a dire di nuovo, fatemi sapere secondo voi che iPad compro, perché tanto l'avrò messo nel titolo, nell'anteprima, ci sarà ovunque, così almeno chi cerca magari dei video proprio su quell'iPad in particolare ha modo di trovarli più facilmente. Comunque, un attimino di cambiamenti nello studio, non so se si vede cosa c'è scritto, ma ho preso la scritta Where the Magic Happens, quindi dove accade la magia, perché, allora, innanzitutto lo sapete che io come slogan dico nel magico mondo del digitale, perché secondo me il mondo del digitale è magico, ma come sapete il mio studio e le mie passioni sono due principalmente, cioè il mio studio racchiude le mie passioni, ecco meglio, che sono due principalmente, quelle più grandi, poi ovviamente mi piacciono anche tante altre cose, e che sono appunto la creatività digitale e i libri, la lettura, quindi il mio studio è proprio diviso in queste due passioni. E per me la magia è sia, come vi dicevo prima, tutto il mondo del digitale, ma ovviamente anche i libri. Infatti io non vi ho mai parlato credo di questa cosa, ma ho, come sapete forse, non so se si vede adesso, comunque ho un tatuaggio dedicato alla Apple qua davanti, alla creatività con Apple, che è la scritta Create con il font, vabbè, American Typewriter, non che c'entri qualcosa, ma è un font che mi piace particolarmente, in cui io con l'Apple Pencil su iPad ancora nel 2020, quando ho aperto questo canale, avevo disegnato un filo, diciamo, che collega tutte le lettere. Intorno alla C avevo messo il logo di Apple, quindi la mela di Apple, tra l'altro fatto divinamente dalla mia tatuatrice, e nella A, la A l'ho fatta magenta, che è come la K di Book Lover per Apple ovviamente, ma nella A ho messo anche la punta dell'Apple Pencil perché io ho raggiunto, diciamo, il mio amore più grande per la Apple quando è uscito l'iPad con l'Apple Pencil, lì proprio mi si è aperto un mondo e mi ha fatto impazzire. Infatti potete capire che io non è che ami i prodotti Apple solo per quello che sono, cioè l'estetica e tutto, ma li amo proprio per quello che mi consentono di fare, quindi organizzarmi, essere produttiva, essere creativa, che lo fanno anche altri dispositivi, anche altri marchi, ci mancherebbe, però io ho un legame particolare con Apple, mi piace particolarmente Apple. Ma questo tatuaggio continua, perché infatti io volevo collegare alla scritta Create la scritta Magic. Ora non so voi se vedete, cosa vedete, eccetera. E questa scritta Magic è sia collegata a Create, perché praticamente se voi vedete da qui parte la scritta Magic, quindi qui finisce Create. La volevo anche collegare, ma non mi piaceva poi tutta la linea continua. Mi spezzava troppo il braccio, già non è che ho delle braccia molto sottili, quindi cioè se gli davo anche la mazzata, ok. Quindi da qui la scritta diciamo continua e diventa Create Magic, sono esattamente alla stessa altezza. Questo Magic però fa parte anche di questo tatuaggio che è dedicato a libri e Disney, dove c'è una frase di Stephen King che è Books are a uniquely portable magic. Quindi capite che quando cercavo una scritta LED al neon, effetto neon da appendere nello studio, cioè i giorni scorsi, ho fatto tutto molto in fretta,
e ho trovato Where the Magic Happens. Ho detto, è la frase del mio studio. Quindi spero che vi piaccia questa novità. Ora, sinceramente, di giorno così non è che faccia un grandissimo effetto, ma mi piace. E poi ho anche sistemato un po' questa parete attrezzata con alcune cose che mi servono per i libri. È tanto dedicata ai libri, perché qui ci sono tipo anche la cover del Kobo, alcune cose che mi servono per prendere appunti sui libri, eccetera. La scritta Book Lover, questa è un'orchidea mini bellissima che ho preso di recente al Conad, speriamo che sopravviva. Il mio reading journal, i libri che ho tradotto io e poi ci sono, vabbè, altre cose di Kobe e Franci perché mi piaceva come ci stavano. Quindi basta, questa introduzione direi di chiuderla qua. Che appunto devo registrare l'introduzione anche del video per giovedì per il canale dedicato ai libri, che per chi non lo sapesse è questo qua, ve lo lascio qua nelle schede. E niente, a questo punto direi che noi ci rivediamo direttamente, credo, con l'unboxing dell'iPad. Forse potrei anche fare qualche clip ai gigli, adesso vedo perché ho diverse cose da fare, non partiamo prestissimo, noi sicuramente alle 7 avremo fame e vogliamo evitare la calca al ristorante, quindi non so quanto riuscirò a registrare. Comunque, insomma, se non riesco a registrare, ci vediamo direttamente con l'unboxing, spero, perché in tutto ciò io spero che sia disponibile l'iPad che voglio io. Lo spero tantissimo, potrei anche dare un'occhiata in realtà sull'Apple Store per vedere se è disponibile prima di fare il viaggio, però tanto vogliamo fare un giro, quindi prendiamo magari altre cose. Sulle altalene.
Dunque, voglio mostrarvi come ho impostato l'iPad prima di mostrarvi gli acquistini che ho fatto da Primark e poi chiudo il video, tanto non c'è altro da vedere in questo video. Allora, ecco qua l'iPad. Tra l'altro sono rimasta un po' male, fra virgolette, aspettate che vediamo se così, ecco, si vede lo stesso che è decisamente meglio. Dicevo, sono rimasta un po' male perché la tastiera pesa tantissimo, non me l'aspettavo, cioè praticamente è alta quanto l'iPad. Quindi vabbè, ho preso anche un'altra tastiera, cioè un'altra, non un'altra tastiera, un'altra cover di quelle normalissime, che sia, cioè magnetiche, con la copertura per l'Apple Pencil, ma una roba proprio tranquillissima, nera. Non credo che arrivi in questo vlog. Se arrivasse in questo vlog, magari la apriamo insieme. Comunque, vi volevo mostrare come ho impostato l'iPad. Aspettate che metto il codice. Ecco, e più o meno l'ho impostato come l'iPad mini. Però, dato che questo qui lo userò veramente tanto come iPad per produttività, organizzazione, anche un po' di creatività in realtà, vi mostro come l'ho impostato, cioè l'ho impostato così per questo motivo. Allora, qua in alto ho il widget di Fantastical, che come sapete è un'app che mi piace molto per il calendario, soprattutto per i widget, quindi qua ho Fantastical. Poi ho Things con la vista oggi, quindi con l'elenco oggi e con l'elenco programmati. Il pulsante più nell'elenco oggi mi aggiunge una novità, un'attività in oggi, mentre il pulsante più nell'elenco programmati mi aggiunge un'attività in entrata, quindi nell'inbox. Qua poi ho le quattro pagine di Notion che uso di più, quindi quella per la pianificazione, che adesso è rimasta solo per la pianificazione dei social, perché ho spostato il planning su Zinnia. Yuppie, adesso ve lo mostro. Poi Book Lover, quindi la pagina dedicata ai libri, traduzione con le consegne di lavoro e GDL Book Lovers, che è la pagina che è online proprio, quindi una pagina pubblica dove ci sono tutte le informazioni del GDL Book Lovers. Ce l'ho qui perché in libri letti dovrei tenere sempre aggiornato l'elenco, quindi almeno se ce l'ho qui nella home mi viene ogni tanto in mente di andare a vedere e aggiornarlo. Tra l'altro l'11 pollici secondo me è una dimensione perfetta perché non è né troppo grande come il 13-12.9 che io ho qua. Vabbè, adesso non è che riesco bene a mostrarvelo. A confronto comunque non è grande quanto quello, che comunque è stato un compagno fedelissimo per tutti questi anni e rimarrà qui con me, ma non è neanche piccolo quanto per esempio il mini, cioè il mini come vedete tra un po' prende solo lo schermo per così. Quindi secondo me dimensione perfetta. Comunque andando avanti ho le batterie, le note, che adesso mi dice nessuna nota, non so perché non ci sono le note, probabilmente non sono tutti aggiornati allo stesso software, i vari dispositivi, quindi non mi trova le note. Just Press Record se dovessi registrare qualcosa in velocità, anche se in realtà lo posso mettere anche nell'inbox di Notion, di Things. Poi ho Kobo Books perché ultimamente, vabbè, adesso devo accedere, ma ho fatto anche l'abbonamento a Kobo Plus, quindi per ascoltare gli audiolibri uso Kobo Books. Aspettate che con lo Stage Manager ancora non sono molto, ecco, non sono ancora molto abituata perché sull'iPad Pro non l'ho impostato, quindi devo capire un attimo come funziona. Qui volevo impostarlo perché mi era piaciuto. Poi ho YouTube e YouTube Studio e appunto, come vi dicevo, Zinnia perché ho spostato il digital planning tutto su Zinnia. Non ce la posso fare, guardate, questa è la vista di questa settimana e della prossima, e vabbè, qui mi manca il carattere, lo so, adesso ce lo devo inserire. Comunque, fighissimo, veramente sono contentissima. Come altre app, aspettate che andiamo qua, che ve le mostro magari da qui. Ho scaricato un po' di app per vedere contenuti, quindi Netflix, Prime Video, mi manca ancora Disney, ma vabbè, ne ho scaricate intanto alcune. Procreate Dreams, Final Cut Pro finalmente. Devo fare poi l'abbonamento, farò penso quello annuale così almeno spendo 50 euro una volta e via. E
E poi i dizionari, perché questo iPad lo terrò vicino al computer mentre lavoro per poter consultare facilmente i dizionari. Quelli che uso io per lavoro sono il Marolli, che è un dizionario tecnico inglese-italiano, il tecnico-scientifico sempre inglese-italiano, e poi c'è proprio un dizionario di inglese che uso meno perché cerco tanto online. Poi stavo pensando, se avevo in creatività altre app particolari, vabbè, Lightroom perché è quella che uso per aggiungere i filtri per le foto, quindi che per avere, per esempio, anche su Instagram o nelle miniature di YouTube un feed un po' più omogeneo. E poi direi basta, più o meno per adesso l'iPad è così. Vi giro perché vi voglio mostrare gli acquisti di Primark. In realtà non vi ho solo girati, ma ho anche cambiato dispositivo perché stavo registrando l'iPad dall'iPhone. Perché ho la DJI scarica, che ho usato ieri sera per fare l'unboxing, ma è scarica. Questa, l'Insta360, da vicino non fa delle riprese belle a fuoco, quindi ho dovuto usare l'iPhone. Sto usando di tutto e di più ultimamente. Comunque vi volevo mostrare i miei acquisti da Primark. Metto la borsa, no, la lascio qui dove era, che è tanto comoda, e ve li mostro. Allora, io in realtà sono andata solo ed esclusivamente per questa, la maglia delle Spice, che tra l'altro non so per quale motivo, ma è una S ed è enorme, non so perché, ma a me va bene perché io ho preso tutti questi vestiti per stare in casa. E questa, cioè, in realtà forse non è una maglia, che sia una sorta di vestitino, non lo so. Comunque, io sono andata solo per questa, che tra l'altro non la stavo neanche trovando, quindi mi stavo un po' demoralizzando, ma per fortuna alla fine l'ho trovata e l'ho pagata 14 euro, quindi tutti prezzi da Primark sempre molto bassi. Poi ho preso un'altra maglia, come vi dicevo, sempre per stare in casa, dei Rolling Stones, che io non è che conosca tantissimo, sinceramente, purtroppo, però appunto mi piaceva, mi sembrava molto comoda, bella fresca e quindi l'ho presa. Poi, rimanendo sempre in tema maglie, perché poi dopo ho un completino che è una cosa meravigliosa. Questa è l'ultima maglia che ho preso, invece Stranger Things conosco molto bene. Ah, scusate, quella dei Rolling Stones l'ho pagata 14 euro sempre, la bellezza di Primark è quello. Mentre questa di Stranger Things con il logo dell'Hellfire Club, bellissima, l'ho pagata 8 euro. Anche questa sempre una S, ma sempre gigante enorme, fa da vestitino, però bellissima, mi piaceva veramente un sacco. Io non sono solita comprare tanti vestiti, poi soprattutto non sono solita usare le catene di fast fashion, però ogni tanto mi servono, e soprattutto i vestiti per stare in casa, perché lavorando in casa compro principalmente quelli e purtroppo vado in queste catene, ma lo faccio veramente di rado. Comunque, il completino meraviglioso che ho preso, vabbè, adesso vi mostro anche i pantaloncini, è questo con la felpa dei Lakers. Come sapete, il nostro cane si chiama Kobe, in onore di Kobe Bryant, anche se quando gli abbiamo dato il nome a Kobe, era ancora vivo. Comunque, la felpa dei Lakers l'ho pagata 20 euro, anche questa è una S. Mi piaceva un sacco perché ha un po' la forma da maglia da felpa degli anni 90, cioè mi piaceva veramente tanto, con questo, cioè un po' larghina, con questo collo, boh, mi ricordava gli anni 90. E dietro è così, Los Angeles Lakers, e c'è scritto Western Conference Basketball Team, bellissima. E insieme a questa ho preso, anche se non so se li porterò insieme perché felpa e pantaloncini, boh, comunque ho preso anche i pantaloncini, anche questi sempre la S, se non sbaglio. Io non ho provato niente, li ho presi a caso, 12 euro, e questi hanno il logo qua dei Los Angeles Lakers e sono dei tranquilli, cioè dei normalissimi pantaloncini senza neanche le tasche per stare proprio in casa. E c'è proprio il logo dell'NBA, quindi probabilmente sono in collaborazione con l'NBA. Comunque, se non arriva poi, che tra l'altro mi sa che siete anche storti in tutto ciò, vabbè,
Se non arriva poi anche la cover per l'iPad, quella della Esr che ho preso su Amazon, direi che ci salutiamo qua, così almeno sono tranquilla che non ho da finire video, eccetera, per martedì, perché poi da domani, che è lunedì, mi parte una settimana di fuoco al lavoro, quindi devo assolutamente dedicarmi solo ed esclusivamente al lavoro. Tra l'altro devo andare a sciacquare le lenti perché sono tipo unte e mi danno un fastidio immenso, perché ho messo il contorno occhi dopo aver messo le lenti e mi danno fastidio. Comunque, dicevo, a questo punto ci vediamo prossima settimana con un nuovo video. Adesso pian piano mi studierò un pochino meglio Final Cut, vabbè, Procreate la conosco, però anche Procreate Dreams, con la scusa dell'iPad nuovo me la voglio studiare un po' meglio e voglio iniziare a portarvi dei video anche su quell'app, e comunque in generale vedrete diversi video più creativi prossimamente, finalmente. Quindi spero di tornare, poi magari vi voglio mostrare anche l'Apple Pencil Pro in azione, l'iPad in azione, insomma vedrete un po' di video finalmente. E niente, a questo punto noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo vlog, quindi magari l'unboxing della cover lo potrei inserire in quel vlog lì, comunque vedremo, lo scoprirete insieme a me. Alla prossima settimana, al prossimo video, grazie per aver visto questo, se vi è piaciuto lasciatemi un like e scrivetemi qua sotto se avevate indovinato che iPad avrei acquistato. Sì, in realtà c'erano dei commenti nello scorso video che avevano azzeccato la tipologia di iPad, però appunto erano rimasti un po' vaghi sul Pro. Vediamo se avevate azzeccato appunto che iPad avrei preso. Sono stata indecisa fino all'ultimo, pensavo di prendere l'Air, poi ieri quando li ho visti sinceramente non ce l'ho fatta a prendere l'Air. Ero già molto convinta per il Pro, ho preso quello con l'archiviazione base, perché altrimenti come lo volevo io da 1 TB con il vetro nano texture mi andava a costare 2000 euro, quindi non potevo fare una spesa del genere, e soprattutto per un dispositivo che io uso non per lavoro, quindi mi sono attenuta al modello base. E niente, vabbè, basta, ci vediamo nel prossimo video, finalmente vi saluto. E grazie per aver visto questo video. Al prossimo, ciao! Ecco, come promesso, anche l'unboxing della cover. Aspettate che alzo un pochino. Ecco la videocamera, decisamente meglio. Ho preso questa della marca Esr, perché mi sono sempre trovata bene con questa marca, quindi c'era, non costava un'esagerazione, perché a me piaceva anche quella di Apple, però costava tanto e non ha la chiusura per l'Apple Pencil, quindi quando tipo si porta l'iPad nello zaino, in borsa, l'Apple Pencil è sempre scoperta, non tanto per la punta perché rimane scoperta lo stesso, quanto perché ho paura che cada e di perderla tipo dentro lo zaino. Allora, cover nera, semplicissima, perché non c'erano altri colori che mi piacessero. Eccola qua, però carina, perché... Allora, ah ok, questa qui si può attaccare magneticamente qua dietro, ottimo. Dicevo, è fatta molto bene, come vedete qui ha anche questa, non si vede forse così, sì, questa finitura. Vi mostro subito come ci sta l'iPad, che ho ovviamente qui vicino, però ce l'ho sulla Magic Keyboard. E così è come sta l'iPad, come tutte le altre cover magnetiche, come vedete è decisamente solida, anche questa ha tutte le varie posizioni, inclinazioni dove si può appunto appoggiare l'iPad. È comoda anche questa posizione qui per scrivere, la uso ogni tanto, sia per scrivere con la tastiera sia per scrivere con l'Apple Pencil. E niente, quindi volevo, ormai che c'ero, visto che questo video riguarda l'iPad, aggiungerci questo piccolo unboxing. Ho messo qui le cover degli iPad che non uso, perché l'iPad mini ce l'ho qui senza cover, tanto è sopra questo tappetino di Logitech, che tra l'altro non vi avevo mostrato, mi sono dimenticata di mostrarvelo, e appunto il Pro ce l'ho lì nella Magic Keyboard,
E appunto le ho messe qua. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi sulla cover è che non fa assolutamente nessun odore strano, tipo di plastica o cose varie. Quindi anche su quello potete stare tranquilli e sicuri. E vi volevo anche dire appunto che i link di tutti questi prodotti che ho menzionato, dispositivi e accessori che ho menzionato, li trovate in info box con il link di affiliazione ad Amazon, per cui voi non spendete niente di più, ma a me dal vostro acquisto arriva una piccola percentuale che mi permette di supportare il canale. Grazie.